A dispetto di questo, però, Gian Giacomo Capriotti, in arte Salai, entrava nella bottega di Leonardo quando l'uno aveva 43 anni e l'altro 10. Crescerà col suo maestro. Nelle stesse parole di Leonardo, Salai, che sta per diavolo, è ladro, bugiardo, ostinato, ghiotto. Consuma libri e scarpe, è un trovatello, e Leonardo si lascia rovinare la vita quotidianamente da questa piccola peste, senza troppo protestare, con indulgenza. Fin quando, molti anni dopo, Salai troverà la morte per mano violenta, lontano dal porto sicuro del maestro. Leonardo paziente, tollerante, segretamente divertito, forse. Lui, figlio naturale, mai abbastanza riconosciuto, non può non avere un occhio di riguardo per questo gatto randagio. Ma i ragazzi della sua bottega, evidentemente, scherniscono Salai. Ed ecco probabilmente spiegata l'incursione di una beffa al diavoletto nei sacri testi del maestro. Proprio quella caricatura che avevamo trovato dalle parti della famigerata bicicletta. È emozionante capire come ogni singolo segno dei codici sia la cronaca della vita quotidiana del maestro e della piccola comunità che intorno a lui ruotava. Con Salai, Leonardo parsimonioso annota i soldi che gli dà e quelli che il ragazzo gli ruba. Troviamo annotato: oggi Salai si è rubato 9 soldi. Il maestro è ricco e al tempo stesso in bolletta, perché pur guadagnando investe spesso nei suoi progetti in prima persona. La filosofia della factory che ritroveremo molti secoli dopo.